Continuano le indagini della polizia sulle morti sospette verificatesi domenica nella comunità alloggio per disabili psichici di Pedalino. Stamane conferito l'incarico per l'autopsia. Indagine su presunti maltrattamenti consumati in un centro di riabilitazione di Pozzallo, denunciati dalla madre di un ragazzo autistico di 11 anni, i fatti più volte segnalati anche alla direttrice del centro. Caso primarie del PD di Ispica per Giovanni Tringali, del comitato promotore del circolo Kennedy, il voto è nullo e i segretari hanno debordato dal ruolo super partes che dovrebbero avere. Manca davvero poco all'uscita nelle sale italiane del film Italo, girato in provincia e che vede la regia della modicana Alessia Scarso. Giovedì è l'attesa prima anche del Ragusano, parata di attori a scena. Buongiorno a tutti voi, questa è la prima edizione del nostro telegiornale VMTG, l'apertura come avete sentito dei titoli dedicata alla cronaca, continuano le indagini della polizia sul caso delle morti sospette che si sono verificate domenica mattina all'interno di una comunità alloggio per disabili psichici di Pedalino, frazione di Comiso. Stamane intanto è stato conferito l'incarico per l'autopsia sui corpi. È stato conferito oggi l'incarico per l'autopsia da effettuare sui corpi di Riccardo Sortino e Giovanna Savasta, i due ospiti della comunità alloggio per disabili psichici di Pedalino, deceduti domenica e sulla cui morte stanno indagando gli agenti del commissariato di Comiso e della squadra mobile. La procura di Ragusa, lo ricordiamo, ha aperto un'inchiesta a carico di ignoti al momento per duplice omicidio colposo e lesioni personali. Sono già in corso le prime analisi scientifiche sui medicinali e sul cibo sequestrato nella mensa, giacché una delle ipotesi è che possa essere stata una grave intossicazione alimentare la causa di queste morti, così come di altri malori che sempre domenica hanno colto 5 persone che vivono nel centro, ma che si sono già riprese. Questa mattina il sindaco di Comiso, Filippo Spataro, ha fatto visita alla comunità, si dice scosso dall'accaduto ma molto cauto per il resto, e attende lo sviluppo delle indagini. Conferma il sindaco di aver ricevuto soltanto notizie positive sull'operato della cooperativa Beautiful Days, che gestisce il centro di Pedalino, e numerosi altri in provincia. Il capogruppo del PD in Consiglio Comunale, Gaetano Scollo, in una nota ha espresso solidarietà a nome di tutta la frazione, ricordando che Riccardo e Giovanna, come tutti gli ospiti del centro, grazie all'affetto dei pedalinensi, erano e sono integrati all'interno della comunità di Pedalino. C'è dell'altra cronaca, la polizia indaga anche sui presunti maltrattamenti consumati in un centro di riabilitazione di Pozzallo, denunciati dalla madre di un ragazzo autistico di 11 anni. Sentiamo. I fatti si sarebbero verificati qualche mese fa, ma la notizia è venuta fuori solo in queste ore. Un ragazzino, ospite di un centro di riabilitazione a Pozzallo, sarebbe stato maltrattato. A denunciare i fatti al commissariato di polizia di Modica è stata la madre del ragazzino, che ha 11 anni. Mio figlio, disabile, è stato maltrattato, menato ed insultato, ha denunciato la donna alla polizia. Nella denuncia querela si sostiene che il bambino sarebbe stato vittima di maltrattamenti da parte di un educatore. Questi gli avrebbe urlato in faccia, le avrebbe dato scappellotti sul collo e gli schiaffi in volto. I genitori del ragazzo disabile affetto da disturbo pervasivo dello sviluppo, una forma di autismo, si sarebbero più volte rivolti alla direttrice del centro, ma quest'ultima li avrebbe invitati a non interferire sul loro operato e a limitarsi a fare i genitori. Gli agenti del commissariato di polizia di Modica, acquisita la querela, hanno trasmesso tutto all'autorità giudiziaria, che adesso avrà il compito di disporre un'indagine per verificare quanto sarebbe avvenuto tra le mura del centro di riabilitazione. Nei locali non esistono telecamere che possano avere ripreso eventuali anomalie nei metodi educativi, dunque dimostrare quanto denunciato non sarà molto semplice. Il lavoro degli inquirenti però è appena iniziato.
Un'autovettura guidata da un pensionato ha travolto ieri sera sulla strada provinciale Ragusa Malavita una squadra di operai della segnaletica del settore viabilità della provincia regionale, che era in servizio per regolare il traffico sul tratto di strada che conduce al castello di Donna Fugata, dove si stava girando una scena della fiction TV Il commissario Montalbano. Nell'impatto sono rimasti feriti due operai che sono stati ricoverati nell'ospedale di Ragusa, per uno solo contusioni. L'altro invece è stato operato per la frattura alle gambe. È intervenuta la polizia stradale di Ragusa. Ne aveva fatto cenno nella sua recente visita in provincia di Ragusa l'assessore regionale per l'agricoltura Caleca. Ha firmato il decreto che riduce del 50% il compenso ai commissari dei consorzi di bonifica. Invita questi ultimi a revocare anche i compensi assegnati nel 2014 ai 30 dirigenti del settore. Sentiamo. Lo aveva annunciato pochi giorni fa, adesso è passato dalle parole ai fatti. L'assessore regionale all'agricoltura Nino Caleca comincia la sua di spending review e il primo taglio è per i due commissari straordinari alla guida dei consorzi di bonifica della Sicilia, che vedranno dimezzata la misura del loro compenso annuo. Ieri la firma su un decreto che riduce l'impegno della Regione da 50.000 a 25.000 euro annui lordi per ciascuno dei due commissari, Fabrizio Viola, che gestisce i cinque consorzi della Sicilia occidentale, e Francesco Petralia, che è il commissario dei sei consorzi di bonifica della Sicilia orientale. C'è anche una direttiva emanata sempre da Caleca per l'esigenza di contenere le spese di gestione sostenute dai consorzi di bonifica. L'assessore invita i commissari a revocare le deliberazioni riguardanti l'erogazione di compensi speciali per i dirigenti dei consorzi di bonifica nell'anno 2014. Caleca parla di segnale di buon senso che vuole condividere con i siciliani. Il commissario Petralia dichiara invece che lui si era già decurtato lo stipendio autonomamente del 20% e nulla da dire sull'ulteriore taglio, che condivide, mentre sulla revoca dei compensi speciali per i dirigenti si riserva di verificarne la fattibilità tecnica ed amministrativa. È stato arrestato per evasione dai domiciliari il 26enne pregiudicato Francesco Zago, sorpreso dai carabinieri di Vittoria mentre passeggiava in una via limitrofa a quella della propria abitazione. Zago, al termine delle formalità di rito, è stato ristretto nella casa circondariale di Ragusa a disposizione del sostituto procuratore della Repubblica, dinanzi al quale deve rispondere del reato di evasione. Cambiamo argomento, parliamo di politica, ritorniamo dunque sul caso delle primarie del Partito Democratico di Ispica. Per Giovanni Tringali, del comitato promotore del circolo Kennedy, il voto è nullo e i segretari hanno debordato dal ruolo super partes che invece dovrebbero assumere. Se l'unitarietà del PD di Ispica significa approvare passivamente qualsiasi azione politica anche al di fuori delle regole, noi proprio in nome del Partito Democratico non ci stiamo. Interviene così Giovanni Tringali del comitato promotore del circolo del PD Kennedy di Ispica dopo lo scontro sulla validità delle primarie per la scelta del candidato sindaco, che appare tutt'altro che sopito. Tringali si schiera dalla parte di Gianni Stornello, candidato alle primarie, che con una lettera aperta ha affermato che le irregolarità hanno di fatto consentito il voto agli avversari del PD. Tringali ribadisce la presenza di molti esponenti del centrodestra al seggio e la gestione non del tutto imparziale della coda, poi il mancato rispetto dell'articolo 5 del regolamento delle primarie, che prescrive che gli elettori firmino una dichiarazione nella quale affermano di riconoscersi nel progetto politico del PD, di votare per il nostro partito alle prossime elezioni e di autorizzare la loro iscrizione all'albo pubblico degli elettori del PD. Dichiarazione che non è stata resa da nessuno dei votanti. Se le regole vanno rispettate, la consultazione deve essere annullata, rincara Tringali. Sulla denuncia fatta in una lettera da Gianni Stornello erano intervenuti sia il segretario cittadino Giovanni Gambuzza che quello provinciale Denaro, entrambi per dichiarare che le regole sono state rispettate e che senza alcun dubbio il vincitore delle primarie è Muraglie.
Tringali li accusa di avere debordato da quel ruolo super partners che dovrebbero avere. A noi sembra, prosegue il portavoce del Kennedy, che tali comportamenti siano in contraddizione con lo spirito unitario e coeso che il partito dovrebbe avere in questa difficile fase politica che precede le elezioni comunali. Naturalmente, se l'unitarietà del partito significa approvare passivamente qualsiasi azione politica, anche al di fuori delle regole, noi, proprio in nome del Partito Democratico, non ci stiamo. Tringali denuncia il rischio che ad Ispica il partito non sia autonomo, ma venga condizionato dall'esterno e costretto a piegarsi a logiche che nulla hanno a che fare con i principi e i valori democratici. Il circolo Kennedy continuerà la sua battaglia in modo che ad Ispica il PD ritrovi unità e coesione. C'è la pubblicità, torneremo in studio per la seconda parte del telegiornale, vi parleremo tra l'altro della situazione politica a Scicli, ma anche della presentazione della prima del film Italo, giovedì. Parliamo adesso della complicata situazione politica di Scicli, anche alla luce dell'eventuale svolgimento delle primarie del PD. Le dinamiche politiche cittadine in vista delle prossime elezioni amministrative sono state esaminate dal Movimento Scicli Bene Comune. Nel corso di una riunione tenuta a Donna Lucata si è deciso all'unanimità di respingere sia l'ipotesi di partecipare alle eventuali primarie del PD che le proposte di coalizione finora pervenute da diversi candidati a sindaco. Il Movimento Scicli Bene Comune si riconosce come soggetto politico antirazzista, antifascista, contro ogni mafia, autonomo dalle sigle dei partiti, impegnato nelle lotte No Triv e No Muos, e su queste basi presenta una propria proposta politica per l'amministrazione del bene comune, alternativa al PD. Il movimento propone la costituzione di un gruppo aperto a tutti i soggetti che, riconoscendosi in questi valori, siano capaci di elaborare e di portare avanti progetti e alleanze individuate e concordate con gli stessi elettori. Un impegno globale che vada al bilancio partecipato alla gestione del territorio, senza nomi precostituiti. Sarà una decisione della base che guiderà e accompagnerà per l'intero mandato i propri rappresentanti. Il consigliere comunale di Modica, Giovanni Rizza, ha formalizzato in consiglio comunale la sua uscita dal gruppo Adesso Modica per passare invece a quello denominato Indipendenti per Ignazio Abate. Si tratta di una posizione ben precisa, ha detto Rizza, legata a temi condivisi con l'attuale primo cittadino, tra questi i sistemi di controllo sul territorio mediante l'utilizzo di apposite tecnologie, maggiore sensibilizzazione nelle scuole sulle problematiche come il fumo, droghe, alcol, riordino della viabilità, rivalutazione di Marina di Modica. Cambiamo argomento, parliamo adesso di una nuova app a disposizione di cittadini, ma soprattutto agricoltori, per quanto riguarda le previsioni meteo in Sicilia. Il meteo siciliano non solo online ma anche su cellulare, tablet e smartphone. Entra in funzione la nuova app realizzata dal Servizio Agrometeorologico Siciliano, organismo che opera all'interno dell'Assessorato regionale all'agricoltura. L'applicativo, che sarà scaricabile attraverso la piattaforma Android, permette la consultazione in tempo reale delle previsioni meteorologiche raccolte attraverso la rete delle 74 stazioni SIAS oggi attive. Le informazioni meteo sono riferite sia al giorno corrente che ai successivi 5 giorni e potranno essere letti anche attraverso mappe ad icone prodotte dal modello matematico operativo presso i server dell'Assessorato Agricoltura. L'attivazione del nuovo servizio rappresenta un passo molto importante per allineare i tempi della pubblica amministrazione a quelli della società, ha detto Nino Caleca, assessore regionale all'agricoltura. Secondo l'assessore, con questo traguardo la Sicilia si conferma tra le regioni all'avanguardia nell'innovazione nel campo dell'agrometeorologia, mettendo a disposizione di tutti i settori di utilizzo i servizi messi a punto a supporto dell'innovazione tecnica in agricoltura. La nuova app può essere scaricata dal sito Google Play sotto la voce Agrometeo SIAS. La pagina degli spettacoli, c'è grande attesa per la prima, anche in provincia di Ragusa, del film Italo, girato a Scicli con la regia della regista modicana Alessia Scarso e prodotto da Roberta Trovato. La prima sarà a Scicli alla presenza del cast. Sentiamo un'anticipazione.
Italo, l'amico a quattro zampe di Scicli approderà al cinema giovedì. Il cast, che nei mesi scorsi ha girato nelle belle città iblee, è composto da Marco Bocci, nel suo primo ruolo da protagonista sul grande schermo, che è Antonio Blanco, il sindaco del paese, vedovo e padre di un ragazzino. Barbara Tabita veste i panni di Luisa Nigro, l'esuberante consigliere comunale, candidata a sindaco e rivale di Antonio Blanco. Elena Radonicic e Laura, la giovane e bella insegnante del paese. Accanto a loro tre ragazzini è, sullo sfondo, un intero paese abitato da personaggi buffi e pittoreschi e raccontato dalla voce narrante di Leo Gullotta. L'arrivo di Italo sconvolgerà gli equilibri prestabiliti. La regia è della modicana Alessia Scarso. In occasione dell'uscita in tutte le sale italiane del film, che parla di una storia nostra, interamente siciliana, anzi sciclitana, vi proponiamo il documentario sulla vita di Italo, girato nel febbraio del 2011 dalla nostra emittente. Lo speciale andrà in onda questa sera, subito dopo i telegiornali. E a proposito di appuntamenti in TV, questa sera alle 21 sul canale 11 del Telecomando, dunque su Video Mediterraneo, puntata speciale di Box, la rubrica condotta da Emiliano Di Rosa. Ospite in studio il professore Saverio Terranova, che analizzerà e farà le sue considerazioni storiche sui temi della libertà di espressione, sulla stampa e sulla satira dopo i tragici fatti di Parigi. Come sempre, i telespettatori possono intervenire in diretta inviando le rispettive domande attraverso messaggi SMS. Questo invece è l'elenco degli altri programmi sulle nostre reti, sul canale 605, ma alle 21 la replica di People, la puntata condotta da Marco Scavino e dedicata ad Aristide Poi Domani. Invece al canale 694 alle 21 la partita di calcio Modica Siracusa. Non ci sono aggiornamenti per questo telegiornale. Prossimo appuntamento con l'informazione, come sempre, alle 19.45. Continuate a seguirci.